Ciao a tutti amici e bentornati su Kirby's Adventure Wii. Nello scorso episodio abbiamo concluso il mondo 2 e abbiamo cominciato il mondo 3. In questo episodio finiremo idealmente il mondo 3. Forse faremo un livello del mondo 4, ancora non lo so. Però cominciamo già con il finire questo... Oddio... Maledetto pipistrello. Ok, chiaramente non ci dà nulla. Cominciamo già col finire magari questo mondo. Ora, che ci crediate o no, in realtà non siamo nemmeno troppo lontani dalla fine del gameplay. Cioè, oddio, questo qui è il quarto episodio. E io credo che, ragazzi, il gameplay sarà una decina di episodi, penso. Tutto sommato. Ed è per questo che sto già pensando, chiaramente, al prossimo gameplay da portare. Ecco, ci sono diversi giochi che mi piacerebbe portare. Sono abbastanza indeciso ora come ora. Potrei anche magari pensare di fare un sondaggio. Oddio, qua dobbiamo stare attenti. Vai Kirby. Ehi, non mi fermerò a prendere tutti oddio, non vedo niente. A prendere tutte le stelline, ragazzi, perché abbiamo visto che ai fini del gameplay, cioè non le stelline, ragazzi, le sfere di energia, perché ai fini del gameplay non mi servono. Comunque penso che magari forse farò un sondaggio chiedendo anche il vostro parere su che cosa vorreste vedere. Forse sì, forse no, ci devo ancora pensare, perché alle volte sapete che mi piace lasciarvi l'effetto sorpresa. Oddio, avremmo potuto prendere un sacco di cose. Ah no, ma possiamo. Ah, vedi? Vedi che possiamo. Ma tutto questo per andare dove? Sostanzialmente. A prendere una nuova stella? No, a prendere questo. Ok, è buono. Ora suppongo ci faccia oh, ci fa andare qui. Ah, è una scorciatoia forse. Pomodoro maxi? E in realtà questo ci servirà dopo. Ce lo possiamo portare appresso? Mi sa di no. Mi sa di no. Mini boss. Mi aspetto che ci sia un mini boss adesso da qualche parte. Però vedete con il fuoco, ragazzi, come riusciamo effettivamente ad andare avanti. C'è anche un modo per difendersi facendo così. Era un tasto che mi sono ricordato esisteva. Oddio, Montesumo. Questo qua non l'abbiamo mai sfidato, non è vero? Mi sa di no. Non è uno dei boss più potenti in realtà. È abbastanza stupido. Vabbè che sono tutti i boss. Ok, questa mossa me la ricordo che la faceva. Oh, via via Kirby. Ok, dai, ormai. Eccoci qua di nuovo. No 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 no. Ok, dai, gli manca pochissimo, gli manca pochissimo. Ok, adesso dobbiamo... No, ho sbagliato bottone. Cioè, ho ingurgitato anche il fuoco. Io volevo prendere la roccia. Beh, che magari non ci sarebbe neanche... Oddio, no, sì, poteva aiutarci qua a farci scendere più velocemente. Vabbè, ragazzi. In realtà ci è andata bene lo stesso. Oddio, non c'ho voglia adesso di andare lì a prendere tutte quelle robe. Ci vuole troppo. E andremo avanti. Ah no, per forza di cose dobbiamo scegliere un passaggio. Ok, mi ero dimenticato completamente di questa cosa. Quindi a regola, per essere un buon giocatore dovremmo contare effettivamente. Però noi non possiamo sapere quale strada sia. No, meno male. Sì, in realtà per poco sì, possiamo saperlo. Vabbè, raga, buongiorno. Vabbè, abbiamo preso la sfera di energia, va bene lo stesso. Anche perché... Ah, ok, no, non sono cose secondarie, andiamo comunque avanti. E qualcosa mi dice che è ancora lungo. Ok. Opla. Dobbiamo stare attenti.
Ci serve assolutamente qualcosa da mangiare, perché sennò qua stiriamo. Grazie gioco, che come al solito capisci le mie esigenze da videogiocatore. Ma perché alle volte non salta? Questo mi è piaciuto. Ma alle volte, raga, non salta. Cioè io premo, ma salta in ritardo. Che sia un ritardo nel controller, ma non credo, perché non c'è mai stato. Mamma mia, che velocità. Lo facciamo in un secondo sto livello. Opla. Eccolo lì. Palese che sarebbe arrivato. Drago di fuoco. E quindi ora ci sarà qualcosa da distruggere, suppongo. Ah, oddio, sti cosi qua. Madonna. Fastidiosi. Cadono e si rompono, sì. Ah beh, chiaramente se facciamo così non si distruggono. Possiamo distruggerli solamente quando aprono gli occhi. Questi qua mi ricordano i tiki tiki. Probabilmente alcuni di voi non sanno che cosa sia. Però c'era un episodio di SpongeBob molto vecchio. Avrà almeno 10 anni quell'episodio lì. Cos'è che ho detto di SpongeBob? Ho detto di Dragon Ball. Non mi ricordo cosa ho detto. C'è un episodio di SpongeBob molto vecchio dove c'è Squiddy che viene portato nella terra dei Tiki, che sono tipo delle... una specie di roba tipo nativi americani, sostanzialmente. E c'è la canzoncina Tiki Tiki, quella roba lì. E sti qua mi ricordano tantissimo quella roba lì. Cioè sono proprio i Tiki Tiki. Non lo so, ha fatto parte della mia infanzia quell'episodio. Però magari più piccoli di voi non so se lo danno ancora. Sì, lo danno ancora SpongeBob. Penso di sì. Non credo siano usciti. Oddio, ma perché sono così veloci? Fastidiosi. Che fastidiosi. Oddio, vengono tutto di qua? Ok. Sono difficili questi, perché si muovono e fanno perdere un sacco di tempo. Cavolo, sono lunghi, eh. Ah, oddio, questo. Questo qua non dobbiamo tipo guardarlo. Mo fa il flambé. Si scioglie. E si crea... Vabbè, ma qua sappiamo che andiamo contro a Fenice di Fuoco, quindi in realtà... A Phoenix Sferix, in realtà. Quindi... Non mi va. Vorrei dare la precedenza agli altri livelli, visto che sono abbastanza lunghi. Bene. Ci abbiamo 9 vite. Si è messi bene. Ora sblocchiamo il quarto livello, poi sono 5 livelli anche qua. Quindi questo è l'ultimo livello prima del boss. Massimo, sei tu il vero boss. E non mi ricordo qual è il boss di questo mondo, se devo essere sincero. Non mi ricordo qual è. Ma non un'idea, eh. Ma proprio zero. Beh, oddio, direi che possiamo anche scendere, no? Invece di star qua a prendere tutte le monetine, oddio, i cosi che ci seguono. Perché c'è un pulsante forse a tempo? Ah no. Ah, oddio, me lo ricordo questo pezzo. Sì, sta roba delle rovine antiche. Oddio, ma perché non posso sparare in diagonale, che mi servirebbe? Non era ancora prevista la diagonale sulla Wii? No, mi pare di sì. Vabbè. Ma sapete che sti livelli, secondo me, ragazzi, io li ho giocati talmente tante volte. Poi quando ero piccolo mi divertivo a rifarli, chiaramente. A rifarli da capo. Cioè mi facevo proprio le speedrun. Tipo. Ma quando si è piccoli, ragazzi, ci si diverte con poco. Potrebbero fare che nel momento in cui mi mangio... Cioè, oddio, potrebbero fare no, perché hanno appena fatto il remake di sto gioco. Però che tipo quando mi mangio i mostriciattoli mi danno un minimo di vita. Cioè alla fine è cibo, eh. Scientificamente è cibo. Proteine. Kirby spada.
Qua addirittura 5 sfere d'energia. Cos'è che devo fare? Ok. Ah, ok, devo stare attento a non premerlo. Ah. Vabbè. Però perlomeno ci siamo presi Kirby spada. Ora attenti, dobbiamo fare tutto il giro. E scendiamo. Ah sì, la spada è una delle poche robe che possiamo portare sott'acqua. Quindi ci è andata bene in realtà. Qua stiamo perfettamente a ritmo. Questo non ci interessa prenderlo. Comunque non so con che frequenza stanno uscendo gli episodi di questo gameplay, nel senso che io mi ero abbastanza prefissato per riuscire a finirlo in relativamente poco tempo, di far uscire tipo dai 2 ai 3 video a settimana. Però chiaramente dipende anche dai miei impegni, perché adesso con l'università non sempre, ragazzi, cioè non riesco più a stare troppo appresso ai video come facevo prima. Forse non vi ho nemmeno mai detto che cos'è che faccio. No. In realtà nessuno sa che cosa faccio io all'università. Cioè nessuno di voi, non credo di averne mai parlato. Mi sa di no. Vabbè, comunque faccio cinema. Cioè studio cinema. Poteva essere una cosa... Nel senso... Ve lo potevate aspettare da me? Sì. In realtà, cioè, nel senso, cinema è un... Oddio, la mia testa sta pensando a 700 cose diverse e non riesco a fare una frase di senso compiuto. Cioè, cinema è abbastanza riduttivo, perché non è proprio cinema. Cioè, sì, è anche cinema, ma è tanto altro. Quindi cinema è il modo con cui lo chiamo io per far capire alle persone effettivamente cosa studio. Quindi forse adesso sto già, come potreste immaginare, sto già migliorando. Nel senso, sto imparando effettivamente a utilizzare le videocamere tra tutte le cose che sto studiando. Quindi magari in futuro ci potranno essere dei contenuti sul canale, dove magari qualche vlog, non lo so. Fantastico, non volevo che si rompesse, è successo lo stesso. Pace, me ne farò una ragione. Ci potrà essere qualcosa di inerente magari al di fuori dei videogiochi? Forse sì, forse no. Perché in realtà io questo canale lo interpreto proprio come un passatempo, una passione. A me piace giocare ai videogiochi, mi piace fare video di videogiochi. Quindi in realtà ci sta che io lo tenga per i videogiochi. Però non è detto che non possa esserci qualche video particolare, visto che ora mi sto impegnando tanto. Ah, un'altra sfera di energia. Molto buono. Cioè, visto che ora sta roba la sto studiando e chiaramente mi sto impegnando per capire bene com'è. Tra l'altro è proprio qua la videocamera che ho in prestito. Perché, vabbè, abbiamo delle videocamere in prestito. È lunga storia, non voglio nemmeno... Stiamo giocando a Kirby, ragazzi. Stiamo giocando a Kirby, quindi non voglio nemmeno stare qua a raccontarvi. Oddio, mi servirebbe... Oh, spino. Perfetto. Perché, cioè, era infattibile. Dov'è sta roba? È una bomba, vero? Dios mio, è una bomba. Fermi. Si è rotta. Ma probabilmente serviva per... Oddio, sto gioco oggi mi sta facendo incazzare. Molto probabilmente serviva per... Esatto, per spaccare qui e prendersi la roba. Non troppo utile. Cioè sì, potevamo farlo, però... Oddio, mi sa che qua però serve... È a tempo? Oh!
Non era quello che volevo. Ah, vabbè, era ancora per... Ma ragazzi, io sto perdendo tempo. Io sto perdendo il mio... Oh no, i pesciolone che ci mangiano. Sì, dobbiamo stare attenti, ragazzi. Però possiamo scendere. Stuck. Così non ci facciamo prendere. Quanto durano, tra l'altro, sti livelli? Cioè, io ero rimasto che... Boh, mi facevo un livello al minuto. Ecco, i miei fantomatici 10... I miei fantomatici 10 episodi sono appena diventati 40. No, però chiaramente se gli episodi... Cioè, se i livelli durano di più... Ci saranno un po' più episodi. Però ecco, penso di non sfiorare nemmeno la soglia dei 15. Secondo me tra i 10 e i 13. Secondo me. Almeno vedendo la lunghezza del gameplay. Solitamente è questo. Contando che non faccio cose extra. Oddio, che fastidio. Che fastidio sto... No, io i livelli acquatici comincio a odiarli, eh. Per fortuna che adesso c'è il boss. Perché io ne ho veramente piene le scatole. Oh, e andiamo dritti da sto boss, ragazzi. Qua dobbiamo stare attenti a saltare. L'ho premuto giusto, eh. L'ho premuto giusto. Se c'è il delay nel telecomando... Non è un problema mio. Proprio 69 stelle, eh. E ora... Boss! Eccolo qua. E andiamo dritti, ragazzi. Sì, colpisci il robottone, va bene. E andiamo dritti. Non so... Non so che boss sia. Cioè, non me lo ricordo minimamente. Però ci proviamo lo stesso. Qua possiamo salire. Ah, ecco. Beh, forse Kirby cubetto di ghiaccio potrà tornarci utile. Oddio, quanto siamo veloci. Sì, perché il ghiaccio ghiaccia l'acqua, no? Cos'è? Ah, oddio, ora me lo ricordo. Sì, sei tu, il pesce pallone. Detto volgarmente pesce palla. Però non mi ricordo questo come attacca. Ah, così. Ehi! Però se gli stiamo vicino... Aia. 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 No, no, raga, dobbiamo stare attenti, eh. Dobbiamo stare attenti perché... Cavolo, mi sa che non era una buona idea prendere il ghiaccio. Ecco, adesso fase 2 diventa ancora più cattivo. Come facciamo qua a difenderci? Si mette nell'angolino. Ehi! No, raga. No, questo qua ci sta facendo, eh. Ehi. No, no, raga. Siamo finiti. Siamo cucinati. Scusate se sto zitto, ma siamo cucinati. Cioè, ci stava per ammazzare, eh? Saremmo letteralmente morti, stecchiti, distrutti. No, mi sa che devo un attimino ricalcolare la mia strategia. Devo un po' capire meglio la mia strategia. Perché gli altri boss non saranno così facili. Cioè, la difficoltà cresce, siamo solamente al terzo mondo. Non bello, raga. Non bello. Not so good. Però abbiamo ripristinato un altro pezzo dell'astrobarca. E questa per me è una grande vittoria. Adesso abbiamo entrambe le ali.
abbiamo i remi. Siamo messi bene. Cos'è che ci manca? Un paio di pezzi proprio. Bentornato Kirby, ora che abbiamo la sinistra, troverai le due parti mancanti e la potrà volare di nuovo. Continua così. Del chilling. Molto bene. E ora andiamo alla mappa dei mondi e cominciamo subito, visto che abbiamo ancora un pochettino di livello, di tempo, di livello. Abbiamo un pochettino di tempo, cominciamo il nuovo mondo che è Monte Meringa. Che io pensavo fosse un altro mondo che ho in mente, però non è questo. Non è questo qui il mio mondo preferito. Mi sa che non è qui. Non è su questa mappa il mio mondo preferito. Oddio, questo qua mezzo me lo ricordo, sapete? Non è uno dei mondi più difficili. Mi ricordo anche il boss. Cos'è appena successo? Non è uno dei mondi più difficili, ecco. Possiamo farcelo abbastanza velocemente. Ok. Beh, col ghiaccio, raga, si fa subito, eh. Come vedete. Ecco, prendere... Questo qua cos'è? Ah, è quello di fuoco. Ah, dite che ci serve per passare lì. Aia. Ok. Vabbè, possiamo correre. Beh, possiamo... Sì, possiamo fare così. Qua sotto cos'è che c'è? Ah, un pezzettino. Va bene. Grazie. Andiamo avanti. Oh, questo qua cos'è? Mister Saltone? Mi ricordo che qualcosa dava. Ah sì, qua ci sono i cinghiali pure. Perché questo gioco ha anche i cinghiali. Cioè nell'universo di Kirby ci sono i cinghialotti. Abbastanza normale. Però come vedete li possiamo fronteggiare col nostro fucilozzo a pallettoni. Compresi tutti i bombaroli qua, per non dire altro. Oddio, forse sta battuta non dovevo farla. Vabbè, ma nessuno tanto mi capisce, no? Alla fine sono solamente uno che dice tante cose a caso. E quindi va bene così. Ce lo porto. Oh! Ah no, lo lasciamo lì per forza. Qua adesso cosa possiamo fare? Possiamo scegliere. Va bene, meno troppo, eh. Pam! E qua è tutto timing. Tutto timing. Le ultime parole famose di Frittata prima di perdere una vita in modo sconsiderato. Già. Adesso è tutto timing. Qua ho rischiato, eh. È perché c'è un pochino di delay. Io non ci sto più capendo niente, eh. Ve lo dico. Però stiamo andando bene. Stiamo proseguendo. Certo che Kirby non si fa male a picchiare così forte la gente. Ah, Kirby foglia. Ma qua non potevo tipo diventare un tornado a una certa? Perché io mi ricordo di sì. Non lo so, però posso passare oltre, il che mi fa... gioire. Oh, io mi ricordo che potevo fare tipo un tornado di foglie mega. Ah, ecco, così. Esatto. Ecco, non siamo velocissimi, però perlomeno possiamo proseguire. Ah, poi qua sotto ci sono delle cose interessanti. Ah no, non possiamo più passare qua sotto. Vabbè, avevo visto un mostro interessante da farvi vedere. Però sarà per la prossima volta. No, adesso appena posso, raga, divento Kirby ghiaccio. Mini boss. Mini boss. Oddio! Piccolo starnuto. Perdonatemi.
No, è troppo forte, raga. Dobbiamo diventare Kirby ghiaccio. Ma Kirby foglia ve l'ho anche mai fatto vedere, effettivamente? Boh. Ok. Ok, siamo riusciti a sconfiggerlo in un tempo relativamente breve. Ah, così diventiamo Kirby Frusta. Saliamo. Pam. Ma sono il padrone, il re, il sommo di questo gioco. Oddio, direi che in realtà il video possiamo anche chiuderlo qui. Ecco, ho fatto un livello, nel prossimo video proveremo a finire questo mondo. Quindi stiamo abbastanza nel chilling. Molto bene. E sblocchiamo il livello 2. Ok. Direi, ragazzi, che per questo video... Ok, qua c'è il boss, chiaramente. Per questo video è tutto. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Io vi ringrazio per averlo visto. Commentate, condividete, in descrizione trovate tutti i link. Iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina così non vi perderete nessun altro video di questo gameplay e degli altri gameplay che porterò in futuro, in passato, prossimamente. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao a tutti.